se noi incombiamo qua. La presente che 2023 è stato per la, per 2022 è stato per l'Abruzzo e che anno si prospetta? Beh, per l'Abruzzo il 2022 è stato un anno straordinario, spero che il prossimo sia ancora migliore, perché poi negli ultimi, nelle ultime settimane, anche con la nascita del nuovo governo Meloni, governo presieduto da una persona eletta in Abruzzo, abbiamo già visto i primi segnali importanti di attenzione. Il Parlamento e il governo hanno riconosciuto i fondi per la ricostruzione, per i comuni del cratere sismico, hanno riconosciuto i fondi per l'asse attrezzato, un'altra vicenda ferma da 40 anni, stanno procedendo finanziamenti e appalti importanti di opere sia da parte di strutture governative e statali come ANAS, ieri la Pedemontana, 55 milioni messi a gara per la Pedemontana Teramo Ascoli, e noi che abbiamo completato, questo è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, sostanzialmente abbiamo raggiunto tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, di fatto spendiamo tutti i fondi alla faccia di chi continua a dire che ci sono amministrazioni che non sanno spendere fondi europei o nazionali. Noi li spendiamo tutti, li spendiamo anche bene, lo abbiamo dimostrato durante l'emergenza Covid, lo stiamo dimostrando con la gestione dei fondi, sia quelli europei che quelli strutturali che quelli dell'agricoltura, dove in tutti i campi dimostriamo di aver fatto cambiare passo. E ripeto, spero che il prossimo anno possa portare a termine, anche perché tanti di questi fondi di cui stiamo parlando sono stati impegnati grazie a gare e appalti conclusi proprio in questi giorni. Nei prossimi mesi vedremo i cantieri e cominceremo a vedere le opere infrastrutturali che daranno un volto nuovo alla nostra regione. Presidente, nel milleproroghe del governo Meloni sembrerebbe non esserci traccia della proroga sui tribunali minori, lo ha affermato anche la senatrice Di Girolamo, è così? Non è un problema, c'è un impegno preciso da parte del Ministro in persona e di tutti i sottosegretari alla giustizia che hanno incontrato i sindaci delle quattro città e i presidenti degli ordini professionali a inserire questa norma. Si tratta solo di avere il tempo di scriverla e di scriverla bene. Ben venga il contributo di tutti i parlamentari che vorranno concorrere, ma non c'è dubbio che ci penserà il governo direttamente a inserire con un emendamento questo provvedimento. L'ex assessore Liris ha presentato le dimissioni per la sostituzione, non rimpasto come dice lei, tempi rapidi e tempi tecnici, bisogna prima provvedere da parte del Consiglio regionale alla surroga, più che surroga proprio alla nomina del successore in Consiglio regionale, quindi ripristinare il plenum e poi provvederò a nominare l'assessore all'inizio del prossimo, subito dopo la Befana, diciamo tempi tecnici per nel frattempo, è chiaro che in questi 7-8 giorni che mancheranno assumerò io le deleghe dell'assessore.